stiamo facendo serata qua ai Navigli. È un bel posto comunque per bere così con gli amici in compagnia, trovare locali che anche a poco prezzo comunque con cui riesci a bere, a far serata, a divertirti. Dipende, io ho 4 cocktail, cioè ho una media di 4 cocktail per la serata. Spendi la maggior parte delle volte a bere sui 30 euro, 40. Io a 17 anni ho iniziato a bere verso i 15-16 anni. Ho cominciato a bere a 14-15 anni, da abbastanza piccola, da minorenne. Intorno ai 16-17 anni, non in maniera precoce, ecco. A 15. Ho iniziato a bere a 16 anni, quindi abbastanza tardi. Sono tornata a casa forse un paio di volte brilla, ma non mi hanno mai beccato ubriaca. Mi è capitato di tornare brilla, però non se ne sono mai accorti i miei genitori. Sono tornato a casa molto brillo e mia madre se ne è accorta perché mi ha aperto la porta di casa. Sì, mi hanno messo in punizione. Di ragazzi giovani che bevono in giro ne vedo spesso, di solito anche sembrano tipo dodicenni. Spesso mi capita di vedere ragazzi anche più piccoli di 16 anni, di essere ubriachi o di bere tanto. E si ubriacano e stanno male perché essendo anche piccoli non sanno magari come gestire anche l'alcol. Mi è capitato di ubriacarmi, assolutamente. È un'esperienza che tutti devono provare nella vita, mi sembra il minimo, penso, no? Sì, mi è capitato di stare male a volte, però mai così male da dover andare in ospedale. Avevo bevuto tanto e sono stato male perché non avevo anche mangiato. A un mio amico è successo che purtroppo è finito in coma etilico, è stato molto brutto perché è finito in ospedale e abbiamo dovuto chiamare l'ambulanza urgentemente, se no era veramente a rischio di pericolo.